Buonasera a tutti, benvenuti al Sud, benvenuti in Patagonia Argentina. Oggi vorremmo proporvi un viaggio immaginario nella regione più meridionale del continente americano. Vorrei iniziare questa presentazione presentandomi. Per chi non mi conosce, sono Vanessa Di Martino, responsabile dell'ufficio di promozione e turismo presso l'ambasciata argentina in Italia e referente dell'Impratur ente di promozione turistico argentino. Oggi abbiamo il piacere di salutare e ringraziare per questa iniziativa il Ministero del Turismo argentino. L'Improtur, l'Istituto di Promozione Turistico, a Riccardo Sosa, segretario esecutivo dell'Improtur, e a tutta la sua equipe ed staff tecnico per l'imprescindibile contributo a Maria Nazareth Bilardo, a Gisela Mart, a Nicolás Echeverrito e Antonella Filippetti. Principalmente le autorità delle province che appartengono alla regione. Adriana Romero, segretaria del Turismo della Pampa, presidente dell'Ente Patagonia Argentina, Dante Quarciali, presidente dell'Istituto Fueguino del Turismo, vicepresidenza dell'Ente Patagonia, Marisa Focarazzo, ministra del turismo Neuquén, Marta Vélez, ministra del turismo, cultura e sport del Río Negro, segretario del turismo Marcello Mancini, Néstor García, ministro del turismo e area protetta Chubut, e Valeria Pescisa, segretaria di Stato del turismo di Santa Cruz. L'importante contributo dell'Associazione Argentina dell'Ecoturismo Turismo Aventura, la ETAV, rappresentata da Diego Noia, che è presente con noi. Vorrei introdurre chi sarà insieme a me a rispondere alle domande e ai dubbi che possono sorgere oggi. Con piacere vi presentiamo la direttrice esecutiva dell'ente ufficiale del turismo della Patagonia, Miriam Capasso. Buonasera Miriam, sei con Buonasera, noi? buon pomeriggio. Grazie. Dente Patagonia, vi diamo il benvenuto nella regione più meridionale del paese. Grazie per esserti unito a noi e aspetto che ti piaccia questo viaggio immaginario. Chi vediamo dietro all'angolo? Vi ricordo a chi vorrà fare domande, qui dentro la piattaforma troverete un'icona dove potete inviarci le consulte. Alla fine di questa presentazione risponderemo se abbiamo tempo dal vivo o per email, se sono molto tecniche e abbiamo bisogno di tempo, a tutte le domande che ci farete. Adesso inizieremo questo viaggio. Vi invitiamo a viaggiare pochi minuti, solo 3 minuti, insieme a questa terra fantastica, la nostra Patagonia. Stretch my hands out to the sky. We dance when monsters
Bene, prima di tutto vi invito a preparare le valigie, dove oltre l'abbigliamento, le scarpe comode e una bella giacca a vento, non dobbiamo dimenticare altre due cose che useremo permanentemente nel nostro viaggio in Patagonia: l'emozione e l'adrenalina. La Patagonia è una regione molto estesa, composta da sei province: La Pampa, Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuoco, Antartide e Isole dell'Atlantico Sud. La sua estensione territoriale equivale, ad esempio, alla somma della superficie totale della Francia e la Germania, e la regione meno popolata di tutto il paese, con una densità di 2,2 abitanti per chilometro quadrato. Nell'estremo sud del continente americano, tra le imponenti cordigliere delle Andes e l'Oceano Atlantico, la regione più meridionale del mondo si sviluppa nella sua interezza, la perfetta combinazione di laghi, fiumi, montagne, vallate, steppe infinite. Tutto questo è Patagonia. Questa regione è sinonimo di natura. In questo angolo del mondo vengono date le condizioni che creano lo scenario proprio affinché la natura si mostri in tutto il suo splendore. Qui vi facciamo vedere in pochi istanti le distanze per farvi vedere e capire le distanze tra Buenos Aires in percorso aereo, in tempo e in chilometri. Le città più caratteristiche come Neuquén, San Martín de los Andes, Bariloche, Viedma, Esquel, Puerto Madryn, Trelew, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia. Qui ci sono 16 parchi nazionali e quattro siti patrimonio mondiali. L'osservazione della fauna selvatica è una delle grandi attrazioni della Patagonia. Praticamente una eterna successione di paesaggi imponenti. Il contrasto con la natura offre la possibilità di praticare tantissime attività infinite che soddisfaranno sicuramente le aspettative sia delle anime intrepide, sia di quelle più contemplative, rendendo la Patagonia argentina una meta inesauribile. Oggi le svilupperemo in quattro percorsi. Sicuramente sconvolgeremo un po' l'idea che hanno gli operatori, che hanno i turisti in generale, di quello che vuol dire visitare l'Argentina. E quindi la faremo in questo percorso. Cordigliera, fin del mondo, Atlantica e La Pampa. E guideremo questo tour avendo come linea guida la Ruta 40, che attraversa l'ovest della regione per raggiungere l'estremo sud, per poi risalire la panoramica Ruta 3, visitando le coste per raggiungere l'area centrale delle regioni. Quindi partiamo per la Ruta 40, la mitica Ruta 40, considerata la spina dorsale della catena montuosa delle Andes. È una lunga strada di circa 5.000 km. Precisamente 5.194 chilometri che uniscono un numero infinito di attrazioni turistiche e parchi nazionali. Si estende da Rio Gallegos, nella provincia di Santa Cruz, fino alla Quiaca, nella provincia di Jujuy, al nord, e fa un suo percorso a parallelo alle Andes. Per molti questa strada rappresenta una sfida, un sogno da realizzare una volta nella vita. La 40, come la chiamiamo noi, gli argentini, riceve un gran numero di viaggiatori tutto l'anno. I suoi paesaggi sono uno di quelli che rimarranno per sempre nei nostri ricordi. Ad oggi il percorso è quasi completamente asfaltato, trovando ancora qualche sezione di ghiaia, e quindi è necessario prendere precauzioni durante la guida, e soprattutto, diciamolo, in inverno. E quindi, guardando queste immagini, come no introdurvi, come abbiamo pensato noi, la regione della Patagonia, quella caratterizzata dalla bellezza unica, la diversità di offerta da ogni parco nazionale, la regolarità del terreno e la presenza dei laghi cristallini creano set autentici, naturali, irresistibili per la sua bellezza. Quando penso in un itinerario che possa includere tutto il territorio, la mia immaginazione mi porta alla porta. O come le chiamiamo noi, il portone della Patagonia, la provincia di Neuquén. Partiamo con un volo approssimatamente di 2 ore e un quarto, 2 ore e mezza da Buenos Aires per raggiungere l'aeroporto di San Martín de los Andes e l'aeroporto di Chapelco, da dove oggi inizierà il nostro viaggio. È una prima località, turistica,
turística de la famosissima strada dei Sette Laghi. San Martín de los Andes è una città a villaggio, molto curata, attenta ai particolari, che rendono il soggiorno unico e un paradiso per chi ama il ciclismo, il trekking, la vela, da cui partono tantissimi percorsi. Grazie alla vastità del lago Lácar offre delle escursioni che permettono di arrivare in spiagge isolate e altri punti panoramici. Di fondamentale importanza è il centro di sci invernale presso il centro del Cerro Chapelco, dove tutto l'anno è possibile fare attività. San Martín de los Andes è una grande ambasciatrice della gastronomia del territorio, dove si trova la trota affumicata. Per noi, per me che sono anche italiana, ma che viviamo qui, sappiamo bene che la gastronomia e il turismo gastronomico ha un punto molto a favore nel palato dell'italiano, quindi la trota affumicata, il cervo, il cinghiale, i frutti del bosco, la cioccolata, la fanno proprio da padrone in questo territorio. Circa 35 km al nord si trova Junín de los Andes, importantissimo centro di pesca sportiva, dove i personaggi di tutto il mondo si recano per le dimensioni dei pesci di fiume e del lago e la generosità delle correnti. Junín è il punto di partenza per gli scalatori che ambizionano fare cima sull'imponente vulcano Lanín e visitare il lago Huechulaf, che è dentro il Parco Nazionale Lanín. Nella prossimità di questa città si possono praticare caccia, attività di rafting, grazie ai fiumi con portate di acqua imponente e di media e grande difficoltà. Negli ultimi anni è diventata famosa come centro spirituale grazie a un'enorme scultura del Cristo Luz e del Via Christus. Io vi invito ad andare sulla pagina web, sicuramente dopo daremo tutta l'informazione, perché questo è un grande icono di avvicinamento tra le culture cattoliche e le culture indigene. E guai. San Martín de los Andes, ovviamente, come abbiamo detto, è la prima da dove prendere il percorso per i Sette Laghi, dove troveremo fiumi, torrenti, cascate e ovviamente, laghi. Partendo dal lago Lácar troveremo il lago Maggiónico, il lago Hermoso, il lago Farner, il lago Villarino, il Piggi Traful, l'Espejo Grande, il Piccolo e il lago Correntoso. Si può visitare anche Villa Traful, un villaggio che è rimasto nascosto e discreto tra i boschi, o arrivare a 150 km al passo internazionale di Pechegue per visitare qualche località turistica vicina del vicino paese Cile, arrivando praticamente a Villa Langostura, nel Parco Nazionale Nahuel Huapi. L'architettura della città segue uno stile prettamente alpino, con l'utilizzo del legno. Fu fondata infatti dagli immigrati italiani, tedeschi, austriaci ed è ricca di negozi, di artigianato e prodotti alimentari locali. Il microclima dell'area è temperato, con influenze dell'Oceano Pacifico, della parte opposta della cordigliera delle Ande, sebbene in inverno si siano abbondanti nevicate, che permettono l'esecuzione dello sport grazie anche alle vicinanze, se trova la stazione sciistica del Cerro Bayo. E certo, Villa Langostura ha la fortuna di avere il Parco Nazionale de los Arrayanes, dove troverete alberi secolari con oltre 650 anni e più di 25 metri di altezza, la cui corteccia rivela le trame più curiose. È veramente un posto unico al mondo. Lasciando Villa Langostura, vedrete grazie alle nostre diapositive queste immagini fantastiche di strade che si dirigono verso posti immaginabili, incantevoli. Ci dirigiamo verso Bariloche e se saliamo verso i punti più particolari, prendiamo la cima del Cerro Campanario. Salirete su una seggiovia, immaginatevelo, no? Questo racconto sarà un viaggio naturalistico e una proposta della naturalezza che invade la nostra immaginazione. Quindi apprezzerete dall'alto una magnifica cartolina composta dei laghi Nahuel Huapi e Perito Moreno. Bariloche è la capitale nazionale del turismo dell'avventura. In alcune delle attività che offrono sono passeggiate a cavallo con la famiglia, nelle steppe, sulla foresta, l'escursione in kayak tra le montagne. O più tranquille nei laghi come Gutierrez o Mascardi. O se l'obiettivo è quello di provare emozioni, la proposta è di scendere in un settore del fiume Manso e facendo rafting. E se l'idea è di alternare l'alternativa, una proposta potrebbe essere quella di prendere un veicolo e quattro ruote motrici con una strada di montagna o camminare lungo i sentieri del bosco, per fare percorsi di bicicletta o ancora prendere il timone di una barca a vela.
un posto che non lascia niente alla noia. E quindi una delle attività più importanti della regione che si consente di connetterci con il nostro paese vicino è il cruce andino. Il viaggio inizia in un puerto Pañuelos, lo vediamo qui. Praticamente da Puerto Pañuelos a Bariloche e termina a Puerto Varas, in Cile. Navigando verso il cuore della catena montuosa, si raggiunge il Puerto Bles, dove un percorso di 3 km in automobile o in autobus, costeggiando il fiume Frias, si raggiunge Puerto Alegre. A questo punto le acque verdi del lago Frias vengono navigate per circa 20 minuti per raggiungere il Puerto Frias, dove un autobus che attraversa la catena montuosa lungo un sentiero di vegetazione lussureggiante nel cuore della giungla valdiviniana si farà raggiungere Peula, la prima popolazione cilena. Più tardi il lago di Ogni Santi viene navigato verso l'est, verso le cascate di Petrohue, al confine con il lago Llanquihue. Viene raggiunta la città di Puerto Varas ponendo fine a questo magnifico viaggio. Io so che sono nomi che veramente per molti operatori sono sconosciuti, ma che sicuramente i loro referenti in Argentina potranno aiutarvi a organizzare questo viaggio e questa magnifica sorpresa per i vostri clienti, per voi stessi, della migliore maniera possibile. E, sicuramente la zona ha tanto da offrire. Ci sono luoghi nelle Andes che fanno parte della leggenda della pesca a mosca. Fiumi, laghi che offrono un'eccellente pesca in primavera e anche in estate. Acque cristalline dove regna l'enorme trota. Da Junín de los Andes, nella provincia di Neuquén, al Parco Nazionale de los Alerces, nella provincia di Chubut, per centinaia di chilometri le opportunità di pesca sono semplicemente straordinarie. È probabilmente la migliore regione al mondo per la pesca della mosca secca. La stagione di pesca va praticamente da novembre ad aprile. Da Bariloche verso il sud si trovano molte località turistiche interessanti come il Bolsón, Huesquel. Questa ultima è una cittadina nella provincia di Chubut. La fondazione della città risale all'arrivo degli immigranti galesi circa intorno al 1865. È situata sulle rive del torrente Esquel e è circondata dai monti La Zed, La Cruz, Cerro 21 e La Hoja. Questa ultima è una nota stagione sciistica, con neve di buona qualità fino a primavera inoltrata. Il Parco Nazionale de los Alerces si trova a 40 km al sud della città, a sud-ovest, e è il percorso obbligato dove possiamo incontrare un vecchio amico. Sì, lo chiamo vecchio amico perché molti lo conosciamo, molti no. E sì, la regina per eccellenza, la famosa Trochita, o vecchia Patagonia Express. Un treno a vapore, con uno dei pochi rimasti al mondo. Una ferrovia lunga solo 75 centimetri e le sue locomotive risalgono intorno al 1921 o 22. Un tempio svolgeva una funzione sociale e commerciale. Oggi fa parte di un circuito turistico che evidenzia il patrimonio ferroviario argentino del secolo scorso. Oggi offre un percorso diverso, ed è possibile incontrare o contrattare o chiedere un speciale servizio che copre una vecchia ruta, 402 km tra Esquel e Ingeniero Cacovasi o tra Esquel e il Maitè. Certamente nulla ha lasciato alla perdita di tempo, sino a captare la vostra attenzione. E camminiamo verso il sud e raggiungiamo la provincia di Santa Cruz, nota per i suoi ghiacciai, e troviamo l'emblematica, sì signori, la Cueva de las Manos, non molto conosciuta, infatti volevamo anche dentro il percorso farvela vedere, è questa Grotta delle Mani, un sito archeologico situato nel profondo canyon del fiume Pinturas, nel nord della provincia di Santa Cruz. Lì i muri in pietra e gli aletoni ospitano più di 800 negativi, a mani da colori vivaci. Sono apprezzate anche rappresentazioni di piante, animali, uomini e immagini estratte risalenti approssimativamente al 13.000 e 9.500 anni avanti Cristo. Corrispondono alle culture pre-Tehuelchi, indigeni, che abitavano nella zona. Il valore culturale conservato in questa dichiarazione e in questo posto è dichiarato dalla UNESCO Patrimonio Culturale dell'Umanità nel 1999.
Certamente, come potete immaginare, è un posto fantastico. E ci incamminiamo verso il ghiacciaio e la zona del ghiacciaio. In Patagonia c'è una grande attesa, una grande estesa di ghiaccio che copre parte della catena montuosa meridionale da cui provengono numerosi ghiacciai. In questo territorio la catena montuosa è il principale protagonista delle nostre avventure. Le sue alte vette rappresentano una seria sfida per gli amanti degli alpinismo, come il Cerro Torres, il Citroi, al Chaltén. Noto per essere tra le vette più difficili al mondo. Anche i principianti hanno il loro posto per practicare l'attività di arrampicata, discesa di corda doppia, il trekking, in circuiti di varie difficoltà. Arrivati alla città di referenza, sicuramente cammino a quella che conosciamo molti come il Calafate. Dopo pochi chilometri, ci troviamo all'interno del Parco Nazionale dei Ghiacciai, dove ci sono molti percorsi da realizzare. C'è uno dei quattro siti di patrimonio mondiale dell'UNESCO che si trovano in Patagonia. Il più famoso di questi è il ghiacciaio Perito Moreno, uno dei più conosciuti, ovviamente una calamita per il nostro paese, con un'estensione equivalente a tutta la città di Buenos Aires, o poco più grande della città di Milano, Venezia o Parma, per esempio. Esistono diversi ghiacciai e modi per godervi di questi giganti del ghiaccio, tutti con un accesso molto semplice. Dalle pasarelas è possibile ottenere una vista mozzafiato sul ghiacciaio Perito Moreno, con un ottimo servizio nella zona tra cui ristoranti, con vista ovviamente sul parco. Inoltre, puoi sperimentare il kayak sul braccio nord, sud, l'escursione in barca o perché non una lussuosa crociera, con esperienze uniche come dormire di fronte ai tempani. È possibile noleggiare servizi di escursione, fare mini trekking sul ghiacciaio Perito Moreno, accompagnati dalle guide. O circonnavigare altri meno conosciuti come l'Uppsala o il Spigazzini, non di inferiore bellezza e di diverse dimensioni. Veramente la diversità e la quantità di offerta turistica e possibilità di azione dentro questo territorio è infinita. Una curiosità è il Museo del Ghiaccio, che ha aperto nel 2010, è il primo museo del suo genere in Argentina, una rara opportunità per immersersi nell'affascinante universo della ghiacciologia e imparare a esplorare una delle aree più belle del continente e uno degli spazi di architettura all'avanguardia del posto. Per chi soggiorna in Santa Cruz specificamente, ma anche in tutta la Patagonia, c'è un'offerta, un'opportunità unica di vedere prima in persona la quantità e la vita quotidiana dei suoi abitanti, come le famose estancias ottenute, no? Diffuse in tutto il territorio. I vecchi stabilimenti rurali aprono le porte al turismo che organizzano ogni tipo di attività, passeggiate a cavallo, dimostrazioni del lavoro con gli animali, fino alla preparazione dei pasti tipici. Dal Calafate vengono organizzate brevi passeggiate a cavallo che durano 2 o 3 ore lungo la riva del lago Argentino fino alla Baia Redonda, un luogo adatto per il birdwatching. Sono anche organizzate battute di pesca, safari fotografici, tour interpretativi. Nella provincia di Santa Cruz gli stabilimenti rurali sono concentrati nella città del Calafate, Chaltén, Perito Moreno, Los Antiguos e Río Gallegos, tra l'altro. E sicuramente, come è successo nella zona dei laghi, la gastronomia del territorio è rappresentata da un famoso frutto, una bacca blu. Questa piccola bacca scura, di color blu scuro, dall'aspetto tondo, potrebbe essere anche un frutto del bosco per noi, che prende il nome Calafate, dove è il nome della città, con cui si fanno dei liquori, del dolce, che fa anche la parte, diciamo, estetica. E ovviamente il re indiscusso per eccellenza, il famoso agnello patagonico, che per noi veramente è un burro e una delizia al palato. Ci inoltriamo, camminiamo ancora verso dove? Verso la fine del mondo, certamente, la Terra del Fuoco, la più grande isola del Sud America. Ushuaia è la città più meridionale del mondo e il principale centro turistico dell'isola. Praticamente una destinazione da visitare durante tutto l'anno, perché ha le sue caratteristiche e ciascuno dei periodi.
e poi fare molte delle attività che abbiamo menzionato in precedenza. A Ushuaia puoi navigare lungo il canale di Bigola e fare attività 4x4, voli in elicottero, pesca sportiva, visitare i ranch o le stanzas e attività di avventura come quelle già menzionate. Quando arrivi a Ushuaia, dopo 3 ore, immaginiamolo al volo, no? 3 ore e 30 di volo diretto da Buenos Aires, trovi una città posizionata strategicamente. Dal 1896 inizia prima come un presidio carcerario, confinando ai criminali politici comuni del Gastolani. È una specie, a me piace raccontarlo, come una specie di Santo Stefano Ventotene per noi italiani, e nel senso, questa città non esisteva, l'hanno creata praticamente, e per 50 anni ha resistito il carcere che oggi ospita il Museo della Prigione e il Museo Marittimo. E spesso mi piace l'idea di coinvolgere la gente e visitare per primo luogo, quando si arriva a Ushuaia, questo posto, perché racconta un po' le storie dell'emigrazione. Pensate che Ushuaia è una città più italiana al mondo, quindi vedere un po' come è arrivata l'emigrazione, i nostri antenati, come sono arrivati sul posto, come si è creata la città, come è stato sviluppato. E la storia del Gastolani in sé è molto interessante, e poi ovviamente l'angolo dedicato alla natura, si può vedere ovviamente una mostra di quello che sarebbero gli animali che abitano la zona. In praticamente mezz'ora avrò un'idea di cosa è un pinguino di un tipo, di un altro, un papuo, un imperatore, dove abitano. Quindi praticamente un viaggio di pochi minuti per capire cosa vedremo dopo. E sicuramente ci coinvolge anche conoscere un'altra alternativa, un'altra realtà della zona, che è la ferrovia, che ha saputo trasportare i prigionieri. Ora sembra molto diversa, viaggiano sul treno, ovviamente molto elegante, della fine del mondo, è il modo migliore per accedere al Parco Nazionale di Terra del Fuoco, per entrare in terre poco conosciute attraverso l'istoria dei coraggiosi spedizionieri che hanno mosso i primi passi in Antartica degli abitanti originari. Sicuramente è un viaggio da fare, se racconta un po' l'storia del luogo, ma se respira un'area di altri anni, no? Un'area di immagini particolari e vite particolari. E ovviamente questa è una delle immagini che Ushuaia regala, dei punti più importanti. Il Beagle, la mitica nave esplorata da Darwin, dà il nome a un canale tranquillo. Nei dintorni le isole prendono il nome dei primi coloni. Pensate che in questa zona tutto sembra magico, no? La pelliccia dei leoni marini brillano al sole, il crepuscolo, il faro, noi lo chiamiamo il faro della fine del mondo. Adesso lo vedremo. Qui in questa immagine possiamo vedere anche Bahia La Patilla. Ci piace immaginare l'unione dei due oceani, no? E anche il trasportarci a quanti chilometri siamo da Buenos Aires e dall'Alaska, no? Cioè dall'altra parte del continente americano. Sinceramente, le escursioni sul canale del Beagle si svolgono principalmente sui grandi catamarani, anche se il viaggio può essere effettuato su imbarcazioni più piccole e su barche a vela. Le diverse agenzie offrono viaggi brevi, della durata di circa 2 ore e mezza, fino anche a 9. E secondo le opzioni scelte, è possibile raggiungere l'isola dei Ponti, la Marticcio e la stanza Halberton, una delle prime del Terra del Fuoco, e poi anche fare passeggiate di diversi giorni, ore, giorni, addirittura arrivare fino a Capodoro. La gastronomia è sempre una novità per il palato, perché qui troviamo come regina, al di là della grande varietà dei pesci, abbiamo come regina la gran seola, la sentoscia, che riesce a soddisfare anche quelli palati più esigenti. E sì, da lì, da questo posto, troveremo delle alternative, come attraversare l'isola a cavallo, su sentieri indiano, fino a un ranch antico, fare mountain bike nel Parco Nazionale di Terra del Fuoco, esplorare i laghi, le ca con canoe, conoscere le Andes con percorsi fuori strade, praticare trekking da poche ore a diversi giorni. Nei laghi di Fragnano e Scondido, escursioni con canoe e kayak vengono effettuate in combinazione con escursioni in mountain bike
E in inverno l'avventura comprende escursioni su motoslitte o anche slitte trainate con i cani, passeggiate con racchette di neve. Veramente un'immensità di attività che non ti lasciano ovviamente annoiare. In modo lì possiamo osservare ovviamente un po' la gastronomia, questo è un mondo di forti contrasti e ci porta dove? Dove ci porta direttamente all'Antartide. A bordo di una grande nave da crociera sempre pronta a navigare in un mare di ghiaccio seguendo le orme degli esploratori. Dirigendosi in Antartide, spedizione naturalistica, navigando in baie ghiacciate insieme alle balene. Scende dalla barca per camminare tra i pinguini, osservando da vicino i leoni marini o le foche, le colonie dei migliori uccelli che ci sono e in isole remote. Le barche che visitano l'Antartide partono durante l'estate dalla città di Ushuaia e ci vogliono 2 giorni di navigazione per percorrere 1.000 km che separano Ushuaia dalla penisola antartica. Puoi scegliere tra una grande nave di crociera con una capacità di 150-300 passeggeri che non sbarcano a terra, o a navi più piccole e più esclusive con la compagnia di guida naturali con le quali puoi effettuare diversi sbarchi giornalieri. Gli itinerari variano a seconda della compagnia. L'Antartide è attualmente l'ultima frontiera all'interno del pianeta stesso, una regione che mobilita milioni e migliaia di turisti provenienti di tutto il mondo che arrivano nella città più meridionale del mondo per imbarcarsi verso il continente bianco, coperto da uno strato di ghiaccio formato dal costante accumulo di neve per migliaia di anni. Masse enormi vengono gettate in mare ogni giorno, trasformandosi in iceberg che possono essere lunghi chilometri. L'Argentina è uno dei firmatari del Trattato Antartico, che proclama per questa parte del mondo il mantenimento della pace, lo sviluppo della scienza e la protezione dell'ambiente, nelle quali acque antartiche è possibile osservare la tipica vita marina e trovare le foche, gli uccelli. Tutto il gruppo dei pinguini, quello che più attira l'attenzione per camminare eretti e il suo completo andamento nell'ambiente acquatico, l'adattamento all'ambiente, vivono in comunità che superano 150.000 individui e dalle 17 spezie che popolano l'emisfero, solo 4 nidificano in Antartide. E quindi torniamo verso il territorio e arriviamo alla costa atlantica. Questa costa atlantica, tra di noi la chiamiamo Ruta 3, per gli appassionati delle strade, sicuramente molto interessante. Riprendiamo il ritorno verso il nord, lungo la costa atlantica, e si arriva alle località poco conosciute per il turismo di massa, però molto interessanti e fuori del circuito classico. Ci sono Puerto San Julián, Puerto Deseado, Comodoro Rivadavia, Rawson. Per arrivare alla stella della Ruta 3, la stella di questo famoso posto, lì si può praticamente vedere sulla mappa come è il percorso da Puerto Deseados fino a Las Grutas, che sarà il viaggio nostro. Ogni anno, tra settembre e aprile, l'area naturale protetta. Arrivando praticamente a Punta Tombo, ospita la più grande colonia continentale dei pinguini di Magellano del mondo. Situato sulle rive dell'Oceano Atlantico, circondato da tenute, da stanze dedicate alla produzione di lana, è il sito scelto dei pinguini per prodursi. Di fronte al mare, mezzo milione di pinguini custodiscono il loro nido dai predatori. Cercano cibo, piccoli pesci, asciughe, calamari, per i loro pulcini, riempiendo praticamente l'aria con la loro piuma e macchiano il paesaggio di un bianco nero. Per arrivare a Punta Tombo devi percorrere circa 180 km al sud della città di Puerto Madryn e circa 130 da Talao. Il percorso di accesso è in gran parte asfaltato, con un tratto di ghiaia di una ventina di chilometri alla fine del percorso. All'ingresso dell'area naturale dove si trova il centro di interpretazione Tombo, con diverse sale, dove è possibile conoscere la vita sulla terra e il mare della fauna marina delle coste patagoniche, spostarci verso la famosa penisola di Valdés è obbligatorio. Dichiarata patrimonio dell'umanità per la UNESCO
nel 1999 nella categoria paesaggi naturali. La penisola nella provincia di Chubut entra nell'Oceano Atlantico formando il Nuovo Golfo e il Golfo di San José. Qui abita la più variegata avifauna della costa patagonica. La stella in discusa, la vediamo, no? Di questo santuario è la balena franca australe, che arriva ogni anno tra giugno e dicembre. Sono accompagnati da delfini, orche, leoni marini, pinguini ovviamente, e una grande varietà di uccelli e fauna terrestre. L'estensione della penisola de Valdés richiede un'intera giornata per visitare Puerto Pirámides e conoscere alcuni dei punti più importanti dell'osservazione della fauna marina. Se sei interessato a esplorarla nella sua interezza con un veicolo privato o farsi con un'escursione organizzata dalle agenzie, un soggiorno di almeno 2 giorni dovrebbe essere considerato. A Punta Norte e per tutta l'estate è sicuro trovare leoni marini. Tra ottobre e aprile puoi anche vedere, con un po' di pazienza, sempre dico pazienza perché abbiamo molti casi di gente che impazzisce, se ne va e poi non riesce a vedere, le famose orche che vengono quasi a riva in cerca di cibo. La città che concentra i servizi turistici è Puerto Madryn, situata a 103 km della penisola. Ha solo 1 ora e 45 minuti del volo di Buenos Aires per quanto riguarda la città di Trelew e a 68 km lì sulla strada per Puerto Madryn. A pochi metri dalla costa e verso il mare le balene appaiono in superficie, improvvisando salti mostrano le loro code e posano in modo simpatico per le fotografie. A Puerto Madryn, sulle spiagge del Doradillo, a una quindicina di chilometri, sono visibili già dalla costa. Nella penisola de Valdés si muovono con totale tranquillità e sicurezza e consentono alle barche di sporgersi per osservare e fotografare tutto il loro splendore. Le compagnie che effettuano world washing si trova a Puerto Pirámide nella penisola de Valdés e i viaggi verso il mare vengono effettuati in barche gomoni semirigide in compagnia di guide esperte. Una novità è l'osservazione delle balene al tramonto, cioè effettuata dalle barche anche zodiacali e in gruppi di poche persone, quindi importante prenotare con anticipo. Qui veramente abbiamo delle vedute particolarissime della zona. Tra Chubut e Rio Negro ci sono molte alternative acquatiche. Una molto interessante è fare sub con la fauna locale, per esempio nella zona delle grute anche. Las Grutas, che è un posto molto particolare, anche un punto per chi interessa conoscere quello che è la spiaggia patagonica, gli italiani più, diciamo, che soffrono meno il freddo da questo punto di vista, possono visitare sicuramente Las Grutas e fare una infinità di alternative subacquee. Tra queste ovviamente l'osservazione di molti relitti e camminare su spiagge molto particolari con dei colori e dei panorami che sono difficili da trovare in altre parti del mondo. Sicuramente questo è il puntapiè iniziale per arrivare alla prossima provincia. La provincia si chiama La Pampa, forma parte ovviamente della regione patagonica per questo diciamo che non troviamo solo montagne in Patagonia. La regione è così diversificata in clima, in paesaggio, che abbiamo anche una vasta steppa pianura, dove si trovano fattorie tenute, alcune delle quali dall'inizio del secolo XX con una forte componente storica e architettonica. E l'osservazione dei cervi nella foresta della Pampa è un momento unico durante il mese di marzo, quando l'emisfero meridionale, l'estate lascia il posto all'autunno, i cervi rossi emergono dalle foreste. I maschi indossano straordinarie corna che si stavano sviluppando da tutto l'anno. Un suono rauco attraversa la vasta discesa d'erba. Il branco femminile è vigile. Sanno che i maschi competeranno con un combattimento che può essere anche mortale, con la testa alta. Ribelle ruggiscono e segnano il loro territorio, le loro gregge, il loro harem. I combattimenti non dovrebbero lasciare nessuno impassibile, solo uno può vincere e tutti stanno lottando per essere il vincitore.
L'avvistamento di cervi a brama viene effettuato nella riserva provinciale del Parque Luro, situata a 35 km da Santa Rosa, nella provincia della Pampa, esclusivamente con visite guidate. La stagione inizia ai primi di marzo e si svolge fino a metà aprile. Le uscite con un numero limitato di partecipanti sono programmate all'alba e al tramonto, le ore di massima attività. Però veramente la Pampa è per noi anche la vita di campagna, la vita del gaucho. Nell'immaginario dell'italiano si svolge in questi stabilimenti. Per i turisti molti di loro offrono la possibilità di partecipare ad attività rurali, come la tossatura delle pecore, la mangiatura delle mucche e la segnalizzazione degli agnelli, la gestione della mandria e le visite ai caseifici. Inoltre è possibile praticare lunghe passeggiate a cavallo, praticare sport equestri come il polo che ovviamente è ambasciatore degli sport argentini e che ovviamente in tutto il mondo ci fa conoscere, o individuare centinaia di diverse specie di uccelli o animali. Alcuni di questi stabilimenti hanno anche riserve di caccia e pesca. Soggiornare in questi stabilimenti rurali è un'esperienza unica. La gamma è spazia da tenute lussuose che superano 100.000 ettari, quindi immaginate, in mezza Italia, a fattorie più piccole, però ugualmente pittoresche. In ogni caso, i comfort e i servizi sono di eccellenza, accompagnati da una tradizionale gastronomia argentina. Ovviamente in Argentina l'asado, la famosa carne fatta alla brace, si mangia in tutta l'Argentina, però la Pampa è molto particolare e suggestiva. Sicuramente non possiamo pensare che un viaggio di questo tipo possa finire senza le passeggiate, famose passeggiate a cavallo, in mezzo a queste famose praterie, e sentirsi gaucho. Ci auguriamo che attraverso questo viaggio siamo riusciti a provare l'adrenalina necessaria per fare le valigie. Parlare di Patagonia e parlare di avventura, fiume, fluenti, laghi, cristallini, ripide vette, antichi ghiacciai, oceani infiniti, vento. Sì, ve lo dico io che sono patagonica, molto vento. La geografia della Patagonia e il clima che prevale nella regione costituiscono il quadro perfetto per la vasta gamma di attività di turismo d'avventura che possono essere svolte. E sì, dopo tanta avventura, esauriamo l'adrenalina e abbiamo bisogno di un po' di relax. E quindi vi propongo ancora l'ultimo salto, un salto verso alcuni bagni termali rivitalizzanti. Sì, perché Neuquén, che è la provincia che ci ha aperto le porte, adesso ovviamente ci le chiude, dopo questa avventura, perché la bellezza e la bontà naturalistica della Patagonia ancora non l'abbiamo esaurito, finiremo il nostro viaggio sulle sorgenti termali del Copahue, zona vulcanica. Le sue proprietà sono riconosciute a livello internazionale per la qualità e la diversità delle loro acque, le cui proprietà terapeutiche sono studiate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, cosa che rende surreale il paesaggio con un misto di alberi preistorici. Abbiamo le araucarie che ovviamente vestono il territorio e le caldaie da vapore che dalla terra spruzzano energia. Quindi, adesso sì, dopo tutto questo viaggio, che fate ancora ascoltandomi? Andate a preparare le valigie. Vi aspettiamo alla fine del mondo, vi aspettiamo in Patagonia. Vi regalo solo pochi secondi, un minuto, di un video per finire questo sogno e poi ascolteremo, leggeremo le vostre domande se riusciamo a rispondervi. E vi saluto.
E quindi veramente immagino che già non ci sia nessuno, perché dovrebbe stare tutta la gente a preparare le valigie. Abbiamo alcune domande che ci hanno fatto, come per esempio qual è l'epoca migliore per vedere i pinguini e le balene. Non so se ho Miriam con noi, Miriam Capasso è dal vivo con noi. Ciao Miriam, ci senti? Non so se Miriam riesce a Ciao, ciao rispondere. Vane, sì, sono qui ascoltando. Bene, Miriam, Meraviglioso. anche tu dovresti fare le valigie, no? Per partire verso questa terra così fantastica. Sì, bellissimo. Tu hai detto molte cose meravigliose della nostra regione. Bene, scusi per l'italiano, non so benissimo. Noi siamo qui. Per approfondire le proposte che sono state discusse oggi, è possibile inserire anche a www.patagonia.gov.ar e anche da lì seguirci sui social network in modo che continuiamo a contattarci. Fantastico, Miriam. Ci chiedono, per esempio, qual è l'epoca migliore per vedere i pinguini e le balene. Cosa consigliamo? Bene, fino a giugno, ma settembre fino a dicembre è la meglio epoca dell'anno. Da settembre fino a dicembre, all'inizio di dicembre, diciamo, il miglior periodo. Benissimo, sì. E quanti giorni li consigliamo alla gente per visitare? Qui ti chiedono tre posti. Mi sento di rispondere io per te dicendo dipende dai Per posti, favore. però diciamo che ci vogliono minimo 5-6 giorni, se, direi una settimana per conoscere tre punti importanti che potrebbero essere una località della zona dei laghi, una località della zona diciamo, dei ghiacciai e magari anche una località fra la costa e Ushuaia, Terra del Fuoco. Ecco. Se possono affittare delle macchine per fare tutta la ruta 40, tu lo sai? Sì, si può in cada posto poi rentare un'automobile per fare la strada. Sì, non c'è nessun problema. Ci chiedono anche, una delle domande è il lavoro che Argentina sta facendo, un lavoro molto serio con rispetto ai protocolli sanitari, che la piattaforma. E nella piattaforma che stiamo vedendo, in lab, che sono sulle pagine internet, potete anche chiederle a noi in ambasciata, possiamo inviarvi tutto il materiale su tutta la documentazione necessaria in materia sanitaria, ovviamente parlando del periodo che tristemente vive il turismo in tutto il mondo. Sí, bueno, en esta parte hablo en español, vos podés traducirlo, Vane, que estamos trabajando desde la región para que prontamente tengamos todos estos protocolos funcionando y que, bueno, cuando tengamos los vuelos, por supuesto que los vamos a estar esperando. Se hai capito benissimo, Miriam, non credo che c'è bisogno di tradurlo perché sicuramente vi stiamo aspettando e sicuramente il lavoro serio che stanno facendo tanto le regioni come la Repubblica Argentina, come la gestione nazionale, sicuramente hanno dimostrato, infatti dimostrano ancora oggi la serietà con cui il governo argentino sta gestendo l'emergenza Covid e la serietà con cui aspettiamo. Finita questa brutta etapa, episodio del momento che stiamo vivendo, di poter riattivare e collaborare e aiutare ancora con più forza tutto il settore turistico, sia privato che pubblico. Abbiamo molti Bene. operatori, abbiamo in linea molti operatori privati che veramente si trovano in grossa difficoltà e che vogliamo diciamo, trasmettere tutto il nostro appoggio e sapendo il difficile che è in questo momento poter aiutarvi. Ci chiedono Ma anche. noi abbiamo anche una buona notizia. Presto avremo un altro incontro per mano di Improtur e ATAV dove ti diremo più sui nostri tesori da scoprire. Noi Benissimo. abbiamo quelli gioielli che abbiamo e che valgono veramente la pena suggerire ai futuri viaggiatori. Un'altra domanda che ci dicono se metà di dicembre, metà gennaio si può andare ovunque, sicuramente sì, è un periodo fantastico,
tra dicembre, gennaio e febbraio l'Argentina vive il suo estate, quindi sicuramente non ci sono province da non poter visitare. Ricordiamoci che noi puntiamo molto sulla desestagionalizzazione dei punti, anche quelli invernali. Per esempio, ci sono posti magnifici in Patagonia stessa, che anche in inverno sono di una bellezza veramente inigualabile, grazie che come non c'è tanto vento si possono godere determinate azioni. Certamente è inverno, quindi lo ricordiamo, sempre è periodo invernale. C'è qualcuno Certamente. che chiede, non so, si vuole scriverlo, però c'è qualcuno che ci chiede i nomi dei 7 laghi. Io le posso ripetere velocemente anche perché sono della zona, quindi per me è facile, ma comunque è l'Azar, è il Magionico, è l'Hermoso, è il Farner, è il Viadino, è l'Epicitrapul, l'Espejo Grande, il Chico e il Lago Correntoso, per arrivare ovviamente al lago Nahuel Huapi. E con questo lago finiamo la famosa strada dei 7 laghi. Ma comunque Bravissima. nei siti internet, i nostri siti internet, nella nostra pagina web abbiamo tutte le informazioni ancora di più. C'è qualcuno come ultima domanda che leggeremo oggi, poi molte domande possono, sicuramente Miriam insieme all'Improtour risponderà via email. C'è qualcuno che Sì. vuole fare fly and drive, ma crede che ha bisogno di quanti voli devo prendere? Dipende dai posti dove dovrai andare. La risposta per Francesca è sicuramente dipenderà dai posti che vuoi vedere, però in minima 3 voli prenderai per fare tutta la Patagonia, 4 voli interni, perché dovrai spostarti e fare alcuni trami per terra e alcuni trami via aerea. Penso che il più lungo tempo di volo è 3 ore e mezza fino a Ushuaia. Ok. Sicuramente io ringrazio perché sto leggendo qui, mi arrivano tantissime bellissima capacitazione. Veramente vi ringraziamo perché ci fa piacere l'sforzo che giorno per giorno noi diamo al nostro lavoro e tentiamo di appoggiare il settore, come dicevo prima, tanto il pubblico come il privato, per poter uscire da questo momento così difficile, tutti insieme e lavorando per stare presto insieme tutti in Patagonia. Quindi Miriam, non so, salutiamo Sì, chi ci ha seguito in bene. questa capacitazione, Grazie, ringraziamo. grazie mille Vanessa, a te, all'ambasciata argentina, all'intero team di Improtour per questa opportunità di viaggiare insieme e per favore non dimenticare che la Patagonia sempre ti aspetta. Grazie mille, grazie, grazie. Quindi grazie di nuovo a tutti, grazie all'Improtour che ci ha permesso di poter fare questa presentazione, grazie al Ministero del Turismo, all'equipe, di nuovo ringrazio a Naci, a Gisela, a Nicolás, a Antonella, sicuramente ai ministri del turismo delle province della Pampa, con Adriana Romero, Dante Guerciali, Marisa Focarazzo, Marta Vélez, Néstor García, Valeria Pescisa, anche a Marcello Mancini, ovviamente a Diego Noia che ci ha accompagnato in questo percorso, aiutandoci a preparare nella maniera possibile l'informazione perché sia molto ricca e possa coinvolgervi e invogliarvi a conoscere il nostro territorio. Quindi, nient'altro, vi aspettiamo in Patagonia, ci vediamo presto, grazie, benvenuti al Sud. Ci vediamo.